Quello che stiamo facendo è darti risultati concreti nella tua vita. Se tu sei nato di nuovo, è perché qualcuno ti ha predicato Gesù Cristo crocifisso. Ora, quella rivelazione... Ok, bravo Mauro, grazie. Ora, qualcuno ti ha predicato Gesù Cristo crocifisso. Quella immagine, che è un'immagine che è connessa all'amore, perché Dio ha amato tanto al mondo che ha dato suo figlio unigenito, quella immagine che ti è stata predicata, quella immagine che è stata connessa all'amore di Dio, a un'azione di amore che ti ha toccato il cuore, veramente ti ha toccato il cuore, è arrivato nel tuo subconscio e ha aperto un varco che ha permesso allo Spirito Santo di venire a dimorare nel tuo spirito. Tu sei diventato il tempio dello Spirito Santo. Galati capitolo 3, versetto 2. Che dunque, avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Vuol dire, il contesto qual è? Cristo crocifisso. Cristo crocifisso. Cioè, l'atto di amore di Dio verso di te ha creato l'immagine di un evento che è successo 2000 anni fa e tu non c'eri. Tu non c'eri, concentrati, non distrarre, concentrati. Tu non c'eri, ma quella immagine che si è creato per mezzo della predicazione, ha fatto sì che entrasse nel subconscio e si aprisse un varco spirituale. Ha senso quello che vi sto dicendo? Ora, è stata un'immagine creata nella tua mente che ti ha dato la vita eterna. È importante il discorso delle immagini, è importante questo concetto. Se tu non ti rendi conto che il cambiamento della tua vita è determinato dal cambiamento dell'immagine che tu hai nella mente, non cambierai mai. È inutile dire cambiami Signore, cambiami. Cantarle a Dio che ti cambi. Come Dio mi cambia? Mi cambia attraverso la parola di Dio. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Dio ti cambia il cuore, ma non ti cambia la mente. Noi abbiamo, ero nell'aereo, stavo meditando la parola di Dio. E mi sono chiesto, ok, lo Spirito Santo mi fa sentire la gioia. Entro nella presenza di Dio e nella presenza di Dio c'è la gioia. Ma come faccio perché la gioia rimanga? Perché appena esci dalla presenza di Dio, con che cosa ti trovi? Con la vita, col mondo, con i problemi, con tutto quello che è il presente. Entro nella stanza, prego, metto musica cristiana e sento la presenza di Dio, sento pace, sento gioia. Il frutto dello Spirito Santo. Un frutto produce un nutrimento momentaneo. Il frutto dello Spirito è prodotto, ma una volta che scade il frutto lo devo produrre di nuovo. Ora, quello che lo Spirito Santo produce, lo produce dal tuo spirito all'anima e lo sento nel corpo. Ma perché possa durare, lo Spirito deve utilizzare la parola per crearti un'immagine che radifica la gioia, la pace. Se io ti dico perché sei contento, immagina che tu sei contento adesso, che non hai la faccia che sto vedendo adesso. Immagina che sei contento. Se io ti dico perché sei contento, ok. Perché Dio è nel mio cuore. Vuol dire che tu mi hai portato un'immagine. È venuto un pensiero. Tu mi rispondi con quello che pensi. Tu mi dai il pensiero. Perché sei contento? Andiamo alla parte pratica terrena. Perché sei contento? Beh, perché oggi è andata bene. Mi stai descrivendo quell'immagine di una giornata che è andata bene e che ha prodotto un sentimento. Terreno, terreno. Non è un sentimento
radicato dentro di te. Perché quando le cose non vanno bene, non mi sento contento. Anche se la Bibbia dice, gioite quando vi trovate di fronte a prove svariate. Pronto? Sapendo, sapienza, immagini di quello che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza vi rende perfetto, di nulla mancanti. Ora, se io so, vedo l'afflizione, ma io ho una immagine, quell'afflizione produrrà costanza, e la costanza mi permette di raggiungere le promesse, e quell'afflizione purifica la mia fede, che mi permette di spostare la montagna. E allora, quando io lo vedo alla luce delle immagini corrette, quell'afflizione non mi sopraffà. Ora, è inutile fare il pappagallo con la promessa di Dio. Tu hai bisogno di avere quelle immagini nel tuo subconscio. Perché sei contento? Che cosa ti viene in mente? Ti faccio una domanda. Perché sei triste? Ti viene un'afflizione? Ora, se quell'afflizione non ho la promessa, tu aspetterai un momento di cambiamento terreno per stare bene. Se io ho la promessa, se io ho quello che Dio mi dice, se l'immagine che prevale nella mia mente, ricordati che noi abbiamo perso l'immagine di Dio, siamo stati creati all'immagine di Dio e abbiamo perso l'immagine di Dio perché tutti hanno peccato e sono stati privi della gloria di Dio. Ma io sono, ti spiego il concetto, lascia che te lo spiego, guarda. Eccolo qua, Seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 18, partiamo con il 17. Or, il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore, vi è libertà. Dove non c'è lo Spirito del Signore, c'è schiavitù. Vuol dire che in ogni area dove tu sei schiavo, chiudiamo la porta perché i bambini distraggono gentilmente, che lasciamoli giocare. Perché ovviamente loro giocano, è giusto che giochino, sono bambini. Allora, or, il Signore è lo Spirito, dove è lo Spirito del Signore vi è libertà, e conoscerai la verità, e la verità ti farà libero. Ora, or, il Signore è lo Spirito, il Signore è la parola e lo Spirito vanno insieme. E dov'è lo Spirito del Signore, della parola, vi è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, presta attenzione quando leggi la Bibbia. Chiudiamo la porta, così non sentiamo i bambini. O li spostiamo un po' più di là, così. Ora, e noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, che cosa? Ehi, noi l'abbiamo persa la gloria del Signore. Tutti siamo stati privi della gloria di Dio perché tutti abbiamo peccato. Tutti, tutti. Quello che mi trasforma è la gloria. La gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria come per lo Spirito del Signore. Ti spiego questo passo. Quello che ci trasforma, quello che ci trasforma, se chiude, scusate che mi distrae, se, basta chiudere la porta e lì i bambini possono parlare. Non ho capito. Si hanno rubato la porta? Immagina che c'è Martin, ok, va bene. Allora, allora, ti spiego questo concetto che è importante. Come in uno specchio, questa è la chiave di tutto, la gloria del Signore. Che cos'è la gloria del Signore? L'assenza di Dio, la presenza dello Spirito Santo. La gloria è quello che ci ha dato l'immagine. La gloria di Dio, l'uomo era rivestito della gloria di Dio. Adamo era come Gesù Cristo nel monte della trasfigurazione, pieno di gloria, pieno di luce, pieno dell'essenza di Dio. Pecca, perde la gloria, perde l'immagine di Dio e acquisisce l'immagine del diavolo, del mondo. Infatti sente la voce di Dio e che cosa fa? Corre alle braccia di papà? No, aveva un'immagine di Dio sbagliata. Qual era l'immagine che aveva?
Dio ha detto che se io mangio morirò, viene a uccidermi. Chi ti ha detto che eri nudo? Gli risponde. Sta parlando con le immagini che ha. Chi ti ha detto che cosa hai visto? Chi ti ha detto? Medita, Adamo. Adamo, dove sei? Dove sei? Non è che Dio non sapeva dove era. Quello che stava cercando di fargli capire Adamo è che vedesse la sua situazione, che si era allontanato da Dio, che l'immagine era sbagliata. E che cosa fa? Parla, parla. Perché dice che la presenza era di Dio. La presenza era lì, ma finché non parla... Il problema è che quando io non ho Cristo, non entra la parola, rimbalza, rimbalza. In questo caso... è lo specchio della parola di Dio che riflette quello che io sono. Questo concetto, noi abbiamo bisogno di trasformarti, siamo trasformati mediante il rinnovamento della mente. Ma che cosa è quello che cambia nella mente? Le immagini. Non ti sto dando una lezione di psicologia, ti sto spiegando come Dio ha creato il cervello e come alla luce della parola cambierà la tua vita. Se Dio non riesce a cambiare quelle immagini, non cambia la tua vita. No, ma se mi impone le mani i pastori, se prega per me, se faccio l'amministrazione. Che cos'è l'amministrazione? L'amministrazione è cambiare un'immagine del tuo passato per mezzo dello Spirito Santo. Tutto qui, tutto qui. Ora, come faccio a rimanere con una gioia che dura? Ho bisogno di cambiare le immagini. Qual è la fonte della tua gioia? Le promesse di Dio? Quello che Dio dice? O le gioie del mondo? Quando avrò quel lavoro, quando mi sposerò, quando farò questo, quando farò l'altro, fidati, quella gioia non dura. È la gioia del mondo, è a momenti, è la montagna russa del mondo. Finché c'è i soldi va bene, ma adesso c'è la crisi. E domani, io non vivo la incertezza del mondo, io vivo la certezza della parola di Dio. Quelle parole mi danno le immagini corrette. Se io ho le immagini corrette, c'è trasformazione. Dio non ti cambia per magia, non è una preghiera, non è un'imposizione delle mani, non è una predica emotiva. Ce la farai, ce la farai, ce la faremo, ce la faremo! Ah! No, e ce l'abbiamo fatta. Andrà tutto bene! Andato tutto bene? No, non è andato tutto bene. Per chi è in Cristo è andato tutto bene, ma per il mondo? Mio Dio, neanche... Ti rendi conto che non abbiamo festeggiato che è finito il coronavirus? È finita la domanda, è mai cominciata? Ora, non viene determinato, la mia gioia non viene determinata da quello che Dio dice, da quello che il mondo dice, ma di quello che Dio dice. Dio ha stabilito che il re, Deuteronomio capitolo 14, 14 o 17, capitolo 17 se non mi sbaglio, andate a cercarlo, dice che quando il re si siederà nel suo trono, e noi siamo dei re sacerdoti, per quello quando parla dei re, dei sacerdoti, identificati, quando il re si siederà nel suo trono, avrà per il suo utilizzo personale una copia di questo libro, scriverà a mano, le scrivere a mano ti serve per sigillare nell'inconscio, le scrivere a mano nel subconscio, scrivo, leggo e scrivo, medito, scrivo, impara a avere un quaderno spirituale tutto tuo delle cose che tu ogni giorno mediti della scrittura, perché voi ogni giorno meditate la scrittura, giusto? Capisci perché la tua vita non sta cambiando? Posso essere onesto? Forse dopo non sarò più simpatico, ma molti vivono in un mondo, di fantascienza il cristianesimo. Dice, Deuteronomio 17:18, scriverà una copia di questo libro per il suo utilizzo personale. Che cosa vuol dire l'utilizzo personale? Voglio capire, voglio indagare, voglio meditare, qual è il problema che sto passando? È un problema nella famiglia? Stai tranquillo, che cosa prevale nella tua mente? La fine o il problema del presente? Perché se prevale il problema del presente, tu sarai depresso, mio Dio. Tu sarai depresso, ma tu non sai quello che sto passando e tu non hai idea di quello che sto passando io. Ti sembro uno depresso? Quasi. All'orlo.
Io dico sempre, niente meglio che 2 ore di preghiere in lingue e un antidepressivo. Mamma mia, sei... Ma 2 ore di preghiere, oh, e ci sono i momenti che va tutto liscio e che, ah, sei carico. Ma quando c'è la tempesta che soffia, lì è che deve rimanere saldo. Lì ringrazia Dio per quella disciplina di cercare il Signore ogni giorno. Lì ti rendi conto che andrà bene. Non stai negando la realtà, non la stai negando, ma tu sai che quello Dio lo sta utilizzando per affilarti. Perché stai salendo di livello e non c'è un passo nella Bibbia prima che un uomo di Dio arrivi al picco del momento senza un'afflizione precedente. Ricordati che la fede non ferma al re di Babilonia di buttarti nella fossa dei leoni. La fede fa sì che i leoni non ti mangino. La fede non ferma al re di buttarti nel forno di fuoco, fa sì che il fuoco non bruci. Allò? Perché con la fede no, no. Oh, guarda come sta vivendo tranquillo, le sta andando tutto bene. Perché ha fede. No, la fede quando la vedi? Quando soffia la tempesta. E allora che cosa faccio? Prima che soffi mi preparo. E allora vado alla parola, scrivo. Perché ti ho dato tutte quelle promesse lì? Perché non ho niente da fare? No, voglio che tu cambi quell'immagine che tu hai. Se quelle promesse, quando arrivi a casa, se non arrivano a casa... o quando arrivi a casa rimangono lì rinchiuso in uno sgabuzzino, non hai capito niente di tutto questo lavoro. Ha senso? E se quello che abbiamo fatto quando arrivi a casa te lo dimentichi, fatti la domanda: quanto hai dato nell'offerta? Uno l'ha capita. Perché? Se tu non metti il cuore in queste cose, è una bella informazione, produce bei sentimenti, perché ti sto aiutando a comprendere. La mente funziona per mezzo di immagini. Quando tu sono angosciato, ok, fatti la domanda, qual è l'immagine che mi è venuta in mente? Non riesco a dormire alla notte. Quali sono le immagini? Non ti chiedo quali sono i pensieri, perché la definizione di pensiero è una successione di immagini. Se tu capisci che il cervello funziona per mezzo delle immagini, quando arriva quella immagine io mi dissocio, no, la metto alla luce della scrittura. Ecco l'immagine dello sbaglio che hai fatto. Sì, non c'è condanna. Cristo, se Cristo non mi condanna, chi sono io per farlo? In realtà è il diavolo che ti porta quella immagine, che si chiama dardo infuocato. E ora che cosa faccio? Mi tranquillizzo e mi rendo conto che se io mi sto... Perché mi sento in angoscia? Ok, cosa stai pensando? Che cosa stai pensando? Vai più profondo. Qual è l'immagine che mi sta venendo? Il cervello funziona per mezzo di immagini. Mi hanno fatto una domanda, mi hanno chiesto, ma tu che adesso stai, quando viaggi, in che lingua pensi? Dialetto siciliano. Stretto. Ora... In che lingua pensi? No, io non penso per mezzo di una lingua, io penso per mezzo di immagini. Poi c'è una parte del cervello che accumula l'informazione che mi permette di tradurre quell'immagine in una lingua. Più dimestichezza ho con la lingua, meglio ti trasmetto quello che sto pensando. Io sono dislessico. La dislessia è che il cervello va più veloce della gente normale. Io sono anormale, penso più veloce. Il problema è che... I dislessici non riescono a distrarsi? Perché hanno un cervello che, professoressa, mi corregga lei. E ora, io non lo vedo, io quando mi dicono, tu qual è il tuo problema? Non dico io sono dislessico, io dico io ho lo stesso problema che aveva Einstein. Einstein era dislessico. Sì, per essere così. Allora, ritornando a noi, quando tu capisci come funziona il cervello, sai come lavora la parola di Dio. Se io so come lavora la parola di Dio, so che quella meditazione che dedico ogni giorno alla parola di Dio non è in vano, sto accumulando, depositando informazione dentro di me. Sì. Ma come si cambiano le immagini? Alla luce della parola. Esempio. Tu vieni e mi dici, c'è questa situazione e io non posso.
Ora, tu mi stai parlando in base a quello che è nel tuo subconscio. Cioè, perché? Domanda, andiamo più profondo. Perché mi dice che non puoi? Perché mi stai dicendo che non puoi? Chi ti ha detto che non puoi? Chi ti ha detto che eri nudo? Dio va alla radice del problema. Perché tu pensi che non puoi? Perché Dio che cosa mi dice nella scrittura? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, o ogni cosa è possibile a colui che crede. Che crede a che cosa? Ah, ok. Se io non ho la parola, non ho l'immagine. Cioè, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, o ogni cosa è possibile a colui che crede. Se io non mi vedo che posso, perché è scritto, che cosa prevale? Io conosco a memoria il versetto, ma non ce l'ho nel subconscio. Perché? Perché di fronte all'adversità che cosa viene fuori? La immagine che non posso. E da dove viene la immagine che non posso? Forse da tuo padre che non ha avuto credere in te? È possibile? Non lo so, ciascuno ha i suoi traumi. Ma che cosa devo fare? Rinnovare la mente. Come? Facendo prevalere quello che Dio dice. Come faccio? Lo medito, lo medito, lo medito, finché non diviene parte della mia vita. Quando quello che è scritto diviene parte della mia vita, viene l'avversità e ti dice: non ce la farai. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non è il versetto a memoria, perché il versetto a memoria non viene fuori di fronte all'avversità. Il versetto a memoria viene quando l'acqua è calma. E allora sì, razionalmente tu puoi rispondere. È quando l'emozione sopraffà la ragione che viene fuori quello che c'è nel tuo subconscio. Scusa, c'è una domanda. Sì. Nel libro di Giovanni è scritto che nel principio era la parola era questo Dio, la parola era Dio. Esatto. Riflettendo, leggendo in questi giorni, come Giovanni racconta un tempo, quindi stava raccontando un tempo precedente dove non c'era nulla. Se questa parola, non essendoci nulla, solo Dio, non poteva essere manifestata, ero arrivato alla conclusione che potrebbe essere accostata alla parola immagine. Io mi sono immaginato mentre leggevo nel principio era l'immagine, e l'immagine era Dio e l'immagine era, perché poi dice in Colossesi che Gesù è la divinità espletata sulla terra. Quindi quello che stai dicendo tu sulle immagini che io non sapevo, volevo sapere se è corretto per mio, nella mia intuizione che avevo avuto. Noi la traduciamo nel principio era la parola era Dio, ma nel principio la parola, cioè questa, non c'era. Quindi non c'erano neanche gli uomini, non esisteva nulla. Quindi era l'immagine di Dio stesso che i santi vedette. Sì, allora, la parola, definizione di parola, la parola è l'espressione del pensiero. Per quello quando Dio dice sia la luce o crea per mezzo della parola, perché prima c'era il pensiero, ma la definizione di pensiero è una successione di immagini. Per quello la prima cosa che accade in Dio è alla immagine della creazione, lui pensa alla creazione e dice. Per quello la immagine è connessa. È vero che la parola è l'espressione, è la manifestazione del pensiero, per quello non basta solo pensare. Per quello la Bibbia dice chi crede e confessa con la bocca. Cioè, io credo, come ho creduto, così come avete creduto in Cristo, così camminate in Lui. Io sento Gesù Cristo crocifisso, la predicazione. È una predicazione di qualcuno che ha vissuto l'esperienza, perché se tu non hai vissuto è come un testimone di Geova che ti viene a suonare il campanello. Cioè, è teoria, non è pratica. Quando io vivo la nuova nascita, perché ho sentito la predica, la posso condividere e può avere un impatto negli altri, perché l'ho vissuto per pelle. Ogni volta che ho una rivelazione è come viverlo per pelle, sperimentarlo. Io ho ricevuto il messaggio che tu hai ricevuto, tu sei nato di nuovo, vieni e mi parli di quello che hai sperimentato, sentimenti. Immagine con sentimento, l'amore di Dio con Cristo, l'amore di Dio. Lui mi ha amato e per quello è morto per me. Io non so quanta gente è morta per te, ma Cristo è morto per te. E questo è il gesto di amore più grande che esiste. E quel gesto, quella immagine di Cristo sulla croce, come gesto di amore per me, ha toccato le fibre più intime del mio cuore. La parola che mi ha dato, mi ha creato quella immagine che ha aperto un varco spirituale e mi ha permesso di ricevere lo Spirito Santo.
Ora tu mi stai condividendo quello che tu hai vissuto e mi stai dando le parole. Quelle parole creano l'immagine, ma se tu non parli, se tu non dici, sono solo immagini. Per quello quando parli della parola è l'espressione di quello che c'era nella mente di Cristo, di Dio. Ora, non ho capito. Quindi Dio lo ha espresso anche se era da solo. Lui non era da solo. Facciamo l'uomo alla nostra immagine. E questo è il mistero della Trinità. E che lui parla in plurale. Per quello Dio non è mai solo, è sempre trino. Allora, è una persona. Un po' complesso questo discorso, perché andiamo in un discorso teologico che ci porta un po'... Sì. Sì. Sì, allora, io non è che mi creo l'immagine, io medito la parola e permetto alla parola di crearmi l'immagine. Non è che, questo è come funziona il cervello. Io ti dico quello che, è come il famoso esempio del limone che dico in tutte le conferenze. Se io ti dico limone, non è che inconsciamente io ti sto creando un'immagine. Io ti sto dando una parola, ma io so che quella parola sta creando un'immagine nella tua mente. Perché così Dio ci ha creato. Questo, ripeto, non è psicologia, non è manipolazione, anche se tu puoi manipolare con questo. E se tu capisci come funziona il cervello, è quello che fa il marketing. Per venderti in qualcosa ha studiato come funziona il cervello. E che cosa ti mette per venderti un biscotto? La famiglia del mulino bianco, che non esiste, non esiste, non esiste quella famiglia, non esiste dopo che Adamo ed Eva ha peccato, non esiste quella famiglia. E ora, tu ti trovi in situazioni di difficoltà, cosa, o quando vedi una coppia felice con i bambini, vai guarda la famiglia del mulino bianco. Ma da dove viene la frase di chi mi ha creato? Perché mi vogliono, perché mi connettono un biscotto con una famiglia felice? Perché quando vai al supermercato, dal momento che non esiste la famiglia che è perfetta, sì, sì, sono i momenti di felicità, ma così come ci sono i momenti di felicità, ci sono i momenti di avversità. Per quello quando tu giuri davanti all'altare, dice nel bene, ma come sei innamorato lì, l'unico che ti rimane è nel bene, e quando arriva il male cosa facciamo? Allora, quello che conta è limone, ok, limone, famiglia del mulino bianco. Ora, quando viene l'avversità, quando viene il litigio, che tu sbatti la porta, gli lanci una sedia a tuo marito e te ne vai arrabbiata al supermercato e passi sullo scaffale del mulino bianco, cosa fai? No, anche se è scaduto i 3 anni te lo compri comunque. Perché il tuo subconscio crede che la soluzione è nel biscotto. Pronto? Sì. Ma è tutto studiato, è tutto studiato. E come funziona il cervello? Ma il cervello lo ha creato Dio. E Dio sa che per cambiarti... Per cambiare il tuo atteggiamento, il tuo comportamento, hai bisogno di permettere la parola, che è un processo che comincia oggi e finisce il giorno che te ne vai con Cristo. Quando il cambiamento è più difficile, quanto più traumi del tuo passato hai. Ha senso? Finirai tutti i cambiamenti sulla terra? No, ci saranno problemi che ti porterai fino alla fine, fino a che te ne andrai con Cristo. Ha senso? Quello lo risolvi quando te ne vai con Cristo. Ora ci sono problemi che li puoi cambiare adesso. Sì, alcuni li cambi quando chiudi il passato e chiudi un'area della tua vita. Come fai a chiudere il passato? Perché Dio guarisce le ferite del passato? Con il perdono. Perché cosa succede con il perdono?
Cambi, quando tu dici io perdono, cioè la stai lasciando andare di quel male che ti ha fatto tanti anni fa, che ti perseguita nel presente e ha un eco negativo con tutto quello che è simile a quello che hai vissuto. Tutto quello che è simile con quello che hai vissuto ha un eco nel presente. E allora, tu non ti rendi conto se sei arrogante. Perché sei arrogante? Perché forse tuo padre è un arrogante e a sua volta tuo nonno, vai a sapere. E a un certo punto vedi uno arrogante o orgoglioso. Mi sta sui nervi quello lì. E perché ti sta sui nervi? Forse ti stai specchiando con il problema che tu hai? Quella immagine che stai vedendo è il tuo problema che non c'è a risolvere e allora mi sfogo con lui? Che in realtà mi sto sfogando con me? Punto di domanda. Se è orgoglio, dipende di quello che è, perché a volte io leggo in base al mio passato. E Mosè scende dal monte, le dice scendi perché questi hanno cominciato a fornicare. Andato a cercare i 10 comandamenti, andato a digiunare 40 giorni e quando stava tornando non aveva neanche cominciato a scendere. Senti, questi già si sono allontanati. Tuo fratello, quello che tu hai voluto, perché io ti ho detto di andare tu, ma tu non hai voluto credermi e hai voluto un altro. Vabbè. Ecco tuo fratello, Arone, ha già fatto 2 vitelli d'oro per quelli lì. E lui gli dice a Giosuè, scendiamo, scendiamo. E Giosuè scende e sente il rumore, dice, ehi, questo è, c'è un combattimento, c'è una lotta qui. Gli dice, no, che lotta, questo è un rave party, stanno tutti a fornicare lì. E allora, perché Giosuè ascolta e riceve combattimento? Se non era una lotta, perché tu leggi il presente in base anche a tutto quello che hai nella mente. E Giosuè era scelto per portare a combattere il popolo a conquistare la terra promessa e per quello lui filtrava tutto per combattimento. Ma tutti i tuoi problemi del passato ti fanno filtrare tutto in maniera negativa. Per quello anche quando leggo la parola... Devi tenere in conto anche come e quali sono i traumi del tuo passato che ti fanno leggere a volte un Dio cattivo. No, Dio è troppo duro. Dio è troppo duro o tuo padre era troppo duro? Ha senso? E allora devo buttare giù tutte quelle fortezze che sono le immagini sbagliate di quello che è Dio, di quello che è la mia vita. Come vedi la tua vita? Io sono un disastro. E Dio cosa dice? Che sono stato fatto in maniera stupenda. Salmo 139, io sono stato fatto in modo stupendo, stupendo Davide, ma tu ti rendi conto di quello che hai combinato? Hai adulterato, hai fatto fuori il marito di quella che hai lasciato incinta, ne hai combinato di tutto di più. E tu dici che sei stato fatto in modo stupendo. Certo, perché? Perché l'ha detto Dio. E quando prevaleva l'immagine di Dio, lui si comportava in modo stupendo. A posto, donna di Dio. Abbiamo bisogno di far correre un po' di aria, fa caldo qui dentro. Comunque, ritornando a noi, ti spiego il processo per chi ha fatto la domanda, che è fuori. Allora, ok, ecco qui, allora guarda questo. Giacomo capitolo 1 versetto 22, vi spiego il processo del cambiamento, per chi vuole capire come funziona il processo del cambiamento della mente. E leggiamo un passo che abbiamo citato, Giacomo 1 22, ma mettete in pratica la parola, non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi, di nuovo ti puoi illudere, un modo per illudere è non condividendo parte dei tuoi beni, con chi ti predica la parola. Perché? Perché la parola non entrerà nel tuo cuore. Se non entra nel cuore, non entra il subconscio, perché il subconscio è la parte che combina il pensiero con il sentimento. Finché nella parte conscia non produce cambiamento. Tutto quello che studi in scuola è parte conscio. Non ti dico che non devi studiare quello che è scuola, ma tutti gli uomini di successo che tu vedi, Elon Musk, quello dell'Apple, quelli che hanno fatto grandi cose, che hanno fatto una differenza, non sono persone che hanno avuto delle grandi lauree, della grande conoscenza in quanto a studi, ma vedi che sono persone pratiche. Quello che ti farà fare strada nella vita è la parte pratica,
è l'esperienza di vita. Viaggia, incoraggia i tuoi figli a viaggiare, a vivere esperienze. Ha senso? Ok, ora, ti elude, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, ricordiamoci che per mettere in pratica cosa devi fare? Cosa devi avere? Rivelazione. Bravo, bravo. Se non hai rivelazione, non puoi mettere in pratica, ricordati questo, quello che è pratico è quello che cambia la tua vita. Ora, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, e qui ti spiega perché, non met- che cosa vuol dire mettere in pratica, padre, non ucciderli. È simile, l'immagine, fulmine, è simile a un uomo che guarda questo, cioè se tu ascolti ma non metti in pratica, è simile a un uomo, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale. Che cos'è la faccia naturale? La faccia naturale è quello che tu sei senza, sei nel presente. La faccia naturale è quello che la vita ti ha fatto, è quello che tu sei oggi, è quello che è scritto riguardo alle cinque arie nel primo biglietto. È simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. Che cos'è lo specchio? Lo specchio è la parola di Dio. Io sono trasformato di gloria in gloria guardando in uno specchio per l'azione dello Spirito. Qual è lo specchio? Lo specchio è la parola di Dio. La parola ti dice quello che tu sei. E guarda quello che succede, dice. Quando io mi guardo nella parola di Dio e non metto in pratica, perché non ho rivelazione, se io non ho rivelazione non posso mettere in pratica. Se io leggo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Lo leggo, ma non lo metto in pratica, cioè non lo medito affinché divenga parte della mia vita. E di fronte all'avversità, cosa dico? Io posso. Non ho l'immagine corretta. Dice, e quando si guarda se ne va, e subito, subito, dillo a voce alta, vuol dire che io leggo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ah, e mi sento bene, momentaneamente. Perché? Perché nella parte conscia mi ha creato un'immagine. È come quando uno viene e ti dice, vedi qualcosa, un messaggio positivo, una predica emotiva. Che cosa è una predica emotiva? Una predica che ti dice, sì, tu puoi, in mezzo all'avversità, Gesù Cristo verrà camminando sulle acque e ti prenderà per mano e anche tu camminerai sulle acque e un applauso al Signore. E tu dici, ah! Che cosa mi hai detto? Come viene Gesù camminando sulle acque? No, cioè spiegami, spiegami. Cioè, mi prende per mano quando sarò nella tribolazione. Che cosa vuol dire? Che cosa mi stai predicando? È emotivo. Ti crea delle immagini, ma non mi dà la parte pratica. Cioè, che cosa vuol dire che viene camminando sulle acque in mezzo alla... Che quando ho un incidente in macchina, che cosa mi serve che venga camminando sulle acque? Ah no, ma le acque rappresentano l'avversità. No, no, non venire a darmi la mimica o un'allegoria biblica senza contenuto. Mio Dio, medita la parola di Dio. Non farti abbidonare una parolaccia. Ok, non farti abbidonare. Non farti abbidonare con una predica emotiva. Un'ora di predica con un versetto della Bibbia. Ma dammi qualcosa di concreto che possa mettere in pratica. Prendi la parola di Dio, meditala, identificati. Permetti a quella parola di creare l'immagine giusta. E l'ignorante cosa dice? Questa è psicologia. Non è psicologia, mio Dio. È come Dio ha creato il cervello. Vuoi cambiamenti? Comprendi come funziona il tuo cervello. Diamo un applauso al Signore. ma io non ho quella capacità. Tu hai la tua capacità, io ho la mia capacità. Uniamoci insieme. Lasciami ascoltare quello che Dio ti ha dato che io non ho. Ma non criticare quello che Dio mi ha dato se non utilizzi il cervello. Non voi, quelli della riunione a fianco. Quella là. Ora, ma chi guarda come? Come? Chi presta attenzione alla parola trova il bene, dice la Bibbia. Chi presta attenzione, cosa vuol dire presta attenzione? Ascolto come Dio ascolta quando io temo, quando lo temo, quando ho il timore suo.
Sai che quando Malachia capitolo 3 versetto 16 la Bibbia dice che quelli che hanno temuto, che temono il Signore, si sono parlati tra di loro, non dice hanno pregato, hanno parlato tra di loro quelli che temono. Chi sono quelli che temono? Quelli che hanno il rispetto perché hanno le immagini corrette di Dio, hanno le immagini bibliche di Dio nella mente e parlano in linea con la parola di Dio. E ora quando parlano dice che Dio ha ascoltato e è stato attento e ha scritto un libro per memoria di loro. No, 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 anche Dio scrive un libro, ma di quello che tu dici quando temi il Signore. Ora, invece qui, chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè la parola, non la legge di Mosè, i 10 comandamenti, fai questo, non fare l'altro, non fare l'altro, che è quello che ti uccide e ti spinge a fare quello che non devi fare. Appena leggi il libro, ministra a tutte quelle che tu vuoi. Ora, cioè nella legge della libertà, non della schiavitù. E in essa che cosa fa? Questo è importante, costanza. Dio ha detto che io ce la posso fare. Perché? Perché lui me l'ha detto, perché mi fortifico, perché persevero. Vuol dire che al primo colpo ce la farai? Ma forse no, forse sì, forse no. Ma io ce l'ho e persevero, andrà bene perché? Perché l'ha detto Dio, andrà bene, ma guarda quello che sta succedendo, ma guarda quello che stanno facendo, ma guarda quello che dicono, ma guarda, cosa prevale, non importa, è tutto fumo, è ombra. Non è la verità quello che stai passando, la verità è che se ami a Dio tutto collabora per bene, quella è la verità. Ah, ma io, senti, non capirai tutto, non pretendere di capire tutto. Dedica tempo a ascoltarlo, permetti che quello che Dio dice prevalga nella tua zucca, che quella immagine sia l'immagine di quello che Dio dice nella tua vita. E ora persevera, mi afferro, placco a Dio per una gamba e non lo molo, mi ha dato la promessa, non lo molo, quella è la mia promessa. E Dio guarda dal cielo quando tu credi le promesse e dice: ah, uno che ha fede. E il diavolo ti dice: ma tu sai quello che ha fatto? Non me ne importa quello che ha fatto, perché lui sa riconoscere. Il uomo con il cuore secondo Dio non è quello che non sbaglia, è quello che sa riconoscere i suoi sbagli. Perché tutti sbagliamo in molte cose. Chi non sbaglia nel parlare. E perché parla bene? Perché pensa bene. E perché pensa bene? Perché ha le immagini giuste. Quali sono le immagini giuste? Quelle che Dio dice. Ora, e persevera, non sarà un ascoltatore smemorato. Sì, non posso ogni cosa. Sai quello che è successo? Oh mio Dio! Oh! Oh! Come non che non potevi ogni cosa? Smemorato. Ma uno che mette in pratica, e lì sarà? Felice nel suo operare. E ora, capisci com'è la dinamica del cerebello? A che ora finiva questo? Già abbiamo passato. Ok, abbiamo ancora mezz'oretta. Ha senso? Facciamo la parte pratica di questa, che in realtà questa era quella precedente, vabbè. Ok, esempio pratico. Ecco quando arriva il momento del cambiamento nella tua vita. Questo è quando tu cominci a confidare in Dio e non confidi più. Senti, mettere in pratica o non mettere in pratica non vuol dire che sei uno che vive in peccato, sei cattivo, picchi le vecchiette quando escono dalla chiesa. No, uno che non mette in pratica è uno che non confida in Dio, che di fronte alle scelte confida nelle abilità umane. Tu puoi essere una bravissima persona, ma non confidare in Dio. Come so che confido in Dio? Lo vedrai nel momento del bisogno, dell'avversità. Confidi in Dio, lo vedrai. Dal frutto lo conosci. Come agisci di fronte all'avversità? Ora, quando arriverà il momento di gloria nella tua vita? Sai quando arriverà il momento di gloria nella tua vita? Quando non sarà più il vecchio uomo, ma sarà quello che è in linea con la parola. Esempio pratico? Vi do un esempio pratico? Ve lo do comunque, per quello, è solo per... Ora, Genesi 32, chi è questo? Giacobbe.
Giacobbe, che era il carnale, qual è lo spirituale? Israele. Doveva diventare Israele. Tu devi diventare Israele. C'è un Giacobbe. Qual è Giacobbe? Quello che cerca la strada con le bugie, la bugia bianca, la manipolazione. Facciamo questa azione, eccetera, eccetera. E allora a un certo punto lui sta raccogliendo le sue azioni, il frutto delle sue azioni. In questo caso aver rubato la primogenitura a Esaù. Sì, le ha fatto. Oh, l'ha fatta benissima. Beh, se lo meritava. In realtà la Bibbia dice che Esaù ha perso la primogenitura per un piatto di lenticchie, perché ha fatto prevalere la carne, così come Rubens ha perso la primogenitura perché ha macchiato il letto del padre, portando uno nel letto del padre, dice, e lui ha perso la primogenitura. E ora, in questo caso, perché Giuseppe, che diviene il secondo dopo il faraone, prende quello che era il diritto di Ruben. In questo caso, i patriarchi dovevano essere Abramo, Isacco e Esaù. Esaù si è lasciato andare per la carne, ma per mezzo della carne gli ha rubato la primogenitura. Poteva recuperarla Esaù? Sì, ma non ci fu ravvedimento, dice la Bibbia. Pianse, ma non ci fu ravvedimento. Vuol dire che lo avrebbe fatto di nuovo. Che cosa vuol dire ravvedimento? Cambio pensiero, vuol dire che ha pianto, ma in realtà lo avrebbe fatto di nuovo. Ha senso? Ora, a un certo punto lui ruba tutto, se ne va a cercare moglie, raccoglie quello che ha seminato, suo zio, Laban, suo suocero, gli dà la sorella di quella che lui voleva, ha lavorato duramente 7 anni, poi ne lavora 14 anni e si prende tutte e due, di tutto di più. A un certo punto scappa e finalmente dice, Genesi 32,6, i messaggeri tornarono quindi da Giacobbe dicendo: siamo andati da tuo fratello Esaù. E Esaù, lui che cosa fa? Va e dice: oh, mandateli a mio fratello che mi voleva far fuori, ditele: beh, sto tornando, Dio mi sta guidando in questa direzione, facciamo pace con i parenti, andiamo a fare pace con i parenti, dai, su, facciamo pace con i parenti. E dice: siamo andati venendo egli stesso a incontrarti e ha con lui 400 uomini. Cioè, questo viene per conciarmi per le feste, in poche parole. È l'immagine che lui ha. E quando viene, ebbe paura. E che cosa fa? Comincia a mandare tutti i suoi beni, tutto quello che aveva recuperato anche ingannando suo suocero, tutto quello che aveva, era riuscito a fare con i suoi sforzi, lo manda davanti a sé. Lo manda davanti a sé, perché si rende conto che di fronte a qualunque problema, la cosa che è più importante nella tua vita è la tua vita. Qualunque offerta. Se io ti dico, guarda, ti do in contante 1 milione di euro. Cioè, aspetta. La immagine. 1 milione di euro. Ma tu domani non ti alzi. Tu muori prima, questa sera tu te ne vai. Ma ti do adesso 1 milione di euro. Ma la unica condizione è che tu sei consapevole che domani tu non ti alzi. Lo accetti o non lo accetti? Ah, vuol dire che... No, presta attenzione a questo. Presta attenzione. Vuol dire che le svegliarti domani ha più valore di 1 milione di euro. Sì o no? Allora, se svegliarmi ogni mattina ha più valore che 1 milione di euro, perché tutti i giorni mi alzo e sono a lamentarmi di quello che non ho in questa giornata, di quello che devo fare questa giornata ed è quello? Punto di domanda. Perché non mi alzo ringraziando Dio questa mattina? No, è una buona domanda da porti. Sì, ma perché? Perché non guardi alla luce di quello che Dio dice. Questo è il giorno che il Signore ha preparato. Mi rallegrerò e gioirò in esso. Ma perché mi rallegro?
perché l'immagine che ho non è quella che ogni mattina ho, devo andare a lavorare, oh, ma non vedo l'ora di arrivare alla pensione. Ma senti, che ti preoccupi del domani? Probabilmente non ci arriverai come stanno andando le cose, perché alzano sempre di più. Allora, c'è la possibilità che neanche ci arrivi alla pensione. Per quello che sei a pensare, questo è il giorno, mi rallegrerò e gioirò. Perché mi rallegrerò e gioirò? Perché questo è il giorno che il Signore ha preparato. Se lo ha preparato Dio, qualcosa di buono c'è. Ma la domanda, lo vedi o non lo vedi? Perché maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa del braccio di carne la sua forza. Egli è come la termice nel deserto che quando arriva il bene, non lo vedi. Il bene arriva, ma per vederlo devi confidare in Dio. C'è un bene dietro l'angolo, ma non lo vedi, sei cieco, perché quello che prevale non è l'immagine di quello che Dio dice. Questo giorno non è un bel giorno. Perché non è un bel giorno? Ah, perché questo è il giorno che mi hanno messo l'avvocato eccetera eccetera, e oggi mi vengono a pignorare. Che sai quello che Dio ha preparato? Io so che se amo Dio tutto collabora per bene. Non lo capisco adesso, non lo capisco quando c'è l'avvocato e c'è il giudice che dice toglieteli tutto. Non mi interessa, Dio ha 100 volte di più. Quando ci hanno rubato la pagina Facebook con 50.000 followers, e se la vai a vedere oggi, non andare a vedere. Allora, io ci sono stato male tanto, ma non sarei oggi dove sono se Dio non mi avrebbe permesso al diavolo di togliere quella pagina. Ci sono scelte, ascolta questo, il buono è il peggior nemico del meglio. Sì. Tu hai il problema, riassumendo... Riassumendo, io praticamente con l'immagine, cervello... Sì. A livello, cioè io ovviamente parlo a livello scientifico, perché sono un medico. Quindi sei un medico? Sì. Ah, ottimo. Quindi a livello razionale, giustamente me ne vado con quello che mi ha insegnato la medicina. Quindi quando tu parli dell'immagine, io parlo tu di riferirlo al sistema limbico, all'emozione. Con la corteccia visiva. Sì, sì. A quello che gestisce ci sono. Sì, è complicato per quello, per riassumere in un da medico. Poi tu aggiungili tutti i termini medici che. Sì, ora non è che puoi identificare la parte subconscia, possiamo identificare la parte emotiva e la parte razionale. Sappiamo che l'emisfero destro è. Sì. Ora, noi riceviamo delle immagini attraverso i 5 sensi. Così come ho una parte fisica che riceve per mezzo ai 5 sensi ricevo informazione fisica, allo stesso senso opposto, io ho lo Spirito Santo che mi dà informazione per mezzo dello Spirito. E ora ho 2 fonti di informazioni. Quelle che sono fisiche, che vengono gestite per mezzo di questo cervello fisico, e quelle che sono spirituali, che vengono gestite per mezzo della mente di Cristo. Tutti abbiamo la mente di Cristo, lo dice la Bibbia. Dove? Nello Spirito Santo. Ora, quando diviene rivelazione? Quando si unisce l'informazione dello Spirito Santo con questo cervello umano. Paf! E quello che Dio dice rimane sigillato nelle cellule cerebrali. Con le cellule che magazzinano tutta l'informazione. Le cellule cerebrali sono come delle cartelle che tu le clicchi sopra e c'è un'immagine della tua vita connessa con i sentimenti. Queste sono le fortezze. Se sono stati dei traumi del tuo passato, questa immagine, queste cellule cerebrali hanno più forza nella tua vita perché sono connesse con un sentimento. Se io ti dico dimmi qualcosa del tuo passato, prima cosa che ti viene in mente? Prima cosa che ti viene in mente?
ti racconto tu quello che tu vuoi. Era un po' ribelle. Che cosa le è venuto in mente? Le è venuta una scena dove tu hai fatto qualche ribellione, forse con i tuoi genitori. Da bambina. Ma perché le è venuto quella scena lì? Perché è una scena che è ribellione, e con essa con un sentimento. Non mi ha tirato fuori, mi è venuta in mente l'immagine quando ero a leggere il libro di... quando mi stavo lavando le mani, che avevo 3 anni. A meno che non sia successo qualcosa, che c'era un filo e mi ha dato una scossa, e allora quel sentimento ha dato più forza a quell'immagine. Quelle immagini che sono nella mente, nelle cellule cerebrali, sono quelle che prevalgono nella tua vita, che devono essere sostituite per mezzo di quello che Dio dice, che è la informazione che mi arriva spiritualmente. Ha senso? Poi che sia quale parte del cervello o quale elemento... Sì. Ora, sono immagini. Capire perché noi abbiamo la parte emotiva e la parte razionale. La donna è più emotiva dell'uomo e l'uomo più razionale. La donna è più spirituale dell'uomo perché è più emotiva e più intuitiva. Lo Spirito Santo lavora per mezzo dell'intuito e l'intuito è connesso con il subconscio. La parte emotiva è l'intuito e connesso con la parte subconscia. La parte razionale è connesso con la parte conscia. Ora, è l'esempio che abbiamo detto di Pietro. Questo è un esempio che ti fa capire quale parte del cervello di Pietro stava funzionando e come Dio lo ha restaurato, sempre per mezzo delle immagini. Ah, questa è bellissima. Pietro gli dice, io per te, io non ti negherò mai. E per te do la vita. No, tu mi neghi 3 volte prima che il gallo canti. Nota come che gli mette un effetto esterno per fare ricordare. Cioè lui, perché senza l'effetto esterno non gli avrebbe mai venuto. Perché noi ci inganniamo noi stessi. Dio ha bisogno di darti un input esterno perché tu scenda dal pero. E allora Dio gli dà la parola, ma la parola viene attivata per mezzo del canto del gallo. E ora lui mette la creazione come griglietto per farti capire che avevo ragione io, che la parola di Dio è la verità e che quello che tu mi dici è la realtà. Era la realtà che lui era disposto a dare la vita per lui? Sì, perché? Perché quando vengono a prenderlo, che cosa fa Pietro? Guarda Jesus, guarda. Zà, gli taglia l'orecchio. No, che non ero capace? Oh, quello gli costava la vita, lì finiva il ministero di Pietro. Perché qual era l'immagine di Pietro? La immagine che prevaleva di Pietro era Gesù che lo volevano prendere e lui passava camminando in mezzo a tutti. Non era arrivata la sua ora, lui non capiva che la sua ora era arrivata e che questa volta non sarebbe passato in mezzo a tutti. E allora lui taglia per farli vedere, era la realtà, ma non era la verità. La verità quando è venuta fuori? Quando quello che lui pensava non si è adempito. Gesù non ha passato in mezzo a tutti come ha fatto fino a ora, lo hanno preso, lo stanno sputando in faccia, gli stanno dando i ciafoni al mio maestro che nessuno è riuscito a toccare un capello fino a oggi, da quando lo conosco, ha umiliato a mezzo mondo, che volevo umiliarlo, dobbiamo pagare le tasse? Datti a Cesare quello che dice. Li lasciava tutti a bocca aperta, non lo potevano toccare. E adesso li stanno sputando in faccia, li stanno dando dei pugni, li stanno strappando la barba. Ma io voglio essere come Gesù, un campione, uno che è intoccabile, uno che ha la risposta giusta al momento giusto. No, io non voglio la parte delle sputi, non voglio i pugni in faccia. No, quello non è il Gesù che ho in mente, quello è un altro Gesù. Chi è? Lui è con loro. Ma cosa dici? Con quello io non mi identifico. Con un perdente che le sta prendendo dal mondo? No, io per quello non do la vita. No, datemi il Gesù di prima. Questo Gesù non mi piace. Pronto? E a un certo punto... No, e maledice. Ma... Chicchiricchi. Suono. Pa! Tu mi dici 3 volte.
E si gira e chi lo sta a un certo punto, pu, pa, pi, pa, pa. Mio Dio, che sguardo, che sguardo, che sguardo era quello. Io so lo sguardo che gli avrei fatto io. Dammi tre giorni ti vengo a prendere. Ah, che ti vengo. Ti coccio per le feste, adesso vedo. Quello non è Gesù. ma lo restaura, come lo restaura? Come lo restaura? Alcuni dicono, le tre volte che le dice mi amo, no, le tre volte che lui le ha detto ti amo, gli ha ricordato che mi ha negato tre volte, lì non c'è restaurazione, lì c'è un senso di colpa che non ti puoi immaginare, non ti puoi immaginare come si sentiva. Peggio di quando lo ha guardato Gesù. Gesù ci aveva dato una promessa, pastore, quando gli disse... Sì, sto arrivando. La restaurazione quando viene? Quando gli cambia l'immagine. Quando gli cambia l'immagine? Punto di domanda. Quando viene gli dice, quando eri giovane, tu ci cingevi e andavi dove volevi. Parlando di come doveva morire, dice, ma quando sarai vecchio... Numero uno, tu arriverai a vecchio. Quando sarai vecchio, perché se io... anzi, altri ci cingiranno e ti porteranno dove tu non vorrai. Che cosa è successo? Quando tu mi hai detto che per me tu davi la vita, io ti ho detto a te, tu non lo farai perché io conosco il tuo subconscio. Io so che cosa hai lì. Io so qual è la immagine che prevale. Perché finché sono il campione, tu per me dai la vita. Ma appena vedrai quello che non vuoi vedere di me... Tu per me scappi, mi neghi tre volte e maledice addirittura. Ma quando sarai vecchio, tu andrai dove non vorrai. Che cosa stai dicendo? Quando tu hai detto che davi la vita, non ce l'hai fatta. Ma quando tu penserai che non ce la puoi fare, ce la farai. Perché ce la farai? Perché te lo sto dicendo io. Perché quando sarai vecchio, nel tuo subconscio, ce la farai. Non te la sentirai. Ma te la farai, razionalmente dirai no, io non ce la farò, ma subconscio ce la farai. Perché ce la farai? Perché te l'ho appena detto, mio Dio, te l'ho detto io, è parola di Dio e ce la farai. E lì viene restaurato, lì gli viene cambiata l'immagine e lui dice ce la farò. Ogni parola che Dio ha pronunciato, gloria a Dio, ogni parola che ha pronunciato, un applauso. Sì, non può cambiarti l'immagine se non ti parla subconscio. Allora, qual è la parte subconscia? La parte emotiva. Attenzione, la parola razionale con lo spirito. Che cos'è la fede? Fede è? La certezza non è razionale. Non è razionale. Devono andare insieme. Scusa, la certezza non è... la certezza è un'emozione che non deve essere razionale, cioè senza lo spirito. Quando è fede? Quando è rivelazione. Che cos'è la rivelazione? È la combinazione dello Spirito Santo e la parola. La rivelazione delle tue parole illumina, lampada ai miei piedi la tua parola, non la legge, la legge della libertà, quella sulla cui mi specchio, quella che va nel subconscio. Mi sono spiegato, dottoressa? Sì, sono un attimo. No, non c'è problema. Sì. Batteria iPad. Ah, 10, vedi? Bravo Dani. Anche di microfono? No, il microfono no. Ok. No, guarda. Dio mi ha dato una squadra di gente strepitosa. Io ringrazio Dio. Oggi stavo parlando giustamente di questo questa mattina, dove stavo dicendo, mio Dio, oggi grazie a Dio mi posso soltanto occupare della parola di Dio. Abbiamo una squadra che Dio ha messo insieme che oggi posso andare a estendere il ministero in Latino America. Perché? Perché se non ci fosse questa squadra e io me ne vado a Latino America, è finito il ministero in Italia, in Europa. Quanto è importante la gente sapere che c'è gente che Dio metterà intorno a te.
Ok, abbiamo 10 minuti. Facciamo la parte pratica. Beh, ormai andiamo alla parte pratica. Prendete questo foglio qui. Sì, sì, è questo qui. È fotocopiato, sì, sì, è questo qui, perfetto, sì, sì, benissimo. Questo che dice, siate trasformati mediante il rinnovamento della mente. Sì, metti, molto, molto soft. Ok, ci siamo? Disegna il tuo problema del presente. Fai un disegno del problema del presente. Adesso, quello che abbiamo visto precedentemente è l'immagine di quello che Dio vuole nel tuo futuro, alla luce della parola di Dio. Ma adesso andiamo nel passato. E per andare nel futuro, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo descritto la situazione di 5 sfere della tua vita e poi siamo andati con delle promesse di Dio in quello che è il futuro, in base a quello che ti dice oggi. Ti dice oggi: se io permetto le promesse di Dio di prevalere oggi, domani ho il suo futuro. Se io lascio l'immagine del presente, avrò il mio futuro. E se non sei contento oggi, non lo sarai domani. Ora, fai un disegno di quello che nella tua mente è il problema nel tuo presente. Può darsi che lo hai trovato in una di quelle 5 aree, può darsi che è connesso con quello che hai disegnato precedentemente. Qual è il tuo problema oggi? Ti farò vedere qualcosa di bellissimo. Disegna qual è il tuo problema oggi. Prega per le altre. Bene. Il problema, qual è il problema? Beh, per le mogli non è difficile. Disegna tuo marito, per questo già lo abbiamo capito. Il problema, qual è il tuo problema? Qual è quell'immagine nel presente? Disegna quell'immagine che ti sta angosciando nel presente. Una volta che lo hai disegnato, ricordati che quanto più dettagliato lo fai, più facile al cervello trovare le risposte. Ovviamente stiamo parlando di quelle risposte che nascono dallo spirito. Ci siamo? Non vale copiare. Ciascuno fa il suo problema. No, il disegno perché? Perché voglio le parole, voglio andare all'immagine. Voglio all'immagine. Ah, no, non deve essere un Michelangelo, puoi fare una riga come corpo, 2 righe come bracci, un circolo come testa, eccetera, eccetera. Poi sotto scrivi la situazione con parole di quell'immagine, qui in basso, vedi? Prima fai il disegno e poi scrivi. Quando avete finito, alza la mano, così so. Già, finito. Ok. Questa è bella. No, lo faremo un altro modo, questa. Fatto. Qualcun altro finito? Ok, fatto. Perfetto. Ok, perfetto. Bravo Adamo.
Ci siamo? Ok. A posto? Siete pronti? Ok, allora, vi faccio vedere la radice del problema, perché questo è il tuo problema del presente. Questo è il problema nel presente. Adesso vi faccio vedere la radice. Chi vuole, chi non ha mai fatto questo lavoro, chi vuole... Ok. Allora, prestate attenzione a questo. Nel libro spiego questo lavoro, nel libro spiego dettagliatamente questo lavoro, ma c'è una dinamica per permettere allo Spirito Santo di portare il trauma principale. Il problema del tuo presente, sappi, che nasce da un trauma del tuo passato. Il problema del presente nasce da un trauma del tuo passato. Perché? Perché tutti i traumi del tuo passato hanno determinato le scelte che ti hanno portato al tuo presente. Se tu avessi fatto una scelta diversa nel passato, non avresti il problema che tu hai adesso. Ma è il mio di salute. Ehi, io sono convinto che il 90% dei problemi di salute sono connessi con qualche trauma del passato. E c'è stato fatto uno studio molto interessante in una università cristiana nel Texas, dove hanno trovato un comune denominatore nei tumori. Cioè hanno fatto su 1000 casi, non hanno investigato solo il problema fisico, ma essendo un'università cristiana sono andati anche alla parte dei traumi e hanno trovato che il comune denominatore di tutte le persone che avevano i tumori era la mancanza di perdono, e che spesso l'inizio di quel tumore era in connessione con il trauma del passato. Il perdono libera te, non chi ti ha fatto male. Quella rabbia del male che ti hanno fatto rinchiusa lì dentro, un tumore che cos'è? È una cellula, in termini... Che impazzisce. E parte dell'altro lato e si moltiplica come cellula maligna. Impazzisce, parte e si moltiplicandosi, essendo impazzita, si moltiplica con altre cellule che producono quello che è chiamato il tumore. Ora, che tu lo sappia o no, tutti i giorni hai delle cellule impazzite che partono da un altro lato. Mai Dio ha creato quello che si chiama il sistema immunitario, il quale uccide quelle cellule impazzite. Quando il sistema immunitario è basso, non ferma quelle cellule. Quando il sistema immunitario è alto, è come uno scudo antimissili, che tutto quello che va storto, già il corpo. Sappi una cosa, non esiste una medicina che guarisce. Esistono le medicine che uccidono il male, e togliendo il male il corpo si rigenera da solo, perché Dio lo ha creato. Se io mi taglio, non esiste nessuna crema che mi metto che fa che sparisca il taglio, è il corpo che si guarisce da solo. Le medicine create dall'uomo aiutano a rigenerare, a eliminare quello che è il male che ha prodotto, lo stress che produce le ulcere. È inutile che tu prendi tutti i medicinali per le ulcere. È comprovato scientificamente che lo stress è l'origine delle ulcere. Ora, la medicina ti provvede, sì, o qualcosa che cerca di far sì che il corpo si rigeneri. Ma qual è il problema? Se il problema è lo stress, è inutile la medicina. Sistema lo stress e il corpo si guarirà da solo. Ora, ritornando a questa scena, posso vedere il disegno? Ok. No, non preoccuparti. È un letto, sono di guai. Un dolore di? Se può sapere? All'anima? Ah, ok, perfetto. Questo è un problema, un dolore all'anima presente. Ora, io ti faccio una domanda, vai d'intuito. Come ti tratta Dio? Come ti tratta Dio? Com'è Dio con te? Come ti tratta? Dio ti ama. Prima domanda, lei ha ricevuto una immagine adesso di un Dio d'amore. Ma all'opposto di questo, lì si nasconde un trauma.
La seconda domanda è, vai d'intuito. Chi non ti ha amato nel tuo passato? No, 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 non, basta che ti venga in mente. Ce l'hai chiaro? Ok, partendo da, ce l'hai in mente. Quanti anni avevi? Eri piccola, quanti anni più o meno? Ok, ora, il tuo nome di nuovo? Adriana, Adriana. E che cosa è successo adesso? Notate che lo Spirito Santo li ha portato, io l'unico che ho fatto con lei, io non le ho detto non le ho detto pensa al trauma della tua infanzia, non te l'ho detto. Abbiamo disegnato un qualcosa nel presente, ma per poter capire, quando tu vai dal psicologo, che cosa fai? Gli racconti il malessere del presente. Che cosa fa il psicologo? Il psicologo cerca, in base al problema del presente, facendo molte sedute che ti costeranno un sacco di soldi, regredire fino a cercare di arrivare a quello che è il trauma del tuo passato. Adesso lo Spirito Santo sta operando nella tua vita, è quello che stai sentendo, l'amore di Dio. C'è un po' di chiusura perché è normale, ma andremo a chiudere. Vuoi chiudere con quel trauma? Prendi Gesù per mano, quel Gesù che ti ama. Che cosa è questo? È ancorare il pensiero nelle cose dello Spirito. Ancorando il pensiero nelle cose dello Spirito, posso con sicurezza affrontare. Per quello dico, questo non è un gioco, ragazzi. Non è un gioco. Devi sapere quello che stai facendo. E mentre lo Spirito sta operando in lei, sta operando anche in te. Perché ti è venuto quella scena del tuo passato. Questo è lo Spirito Santo. E probabilmente a qualcun altro le è venuto quella scena del passato. Tutte quelle ferite che sono state quando eri piccola. O quando eri piccolo, prendi per mano Gesù, cioè parlando biblicamente, ancora il tuo pensiero nelle cose dello Spirito, perché così tu puoi affrontare quelle ferite del passato. E quello che sblocca quelle ferite o quei traumi, che sono strumenti del diavolo, è il perdono. Posso perdonare io? Sì, posso perdonare. Perché posso perdonare? Tu non sai quello che ho vissuto. Non per quello che hai vissuto, perché Dio ti ha perdonato. E se Dio ti ha perdonato, io posso perdonare. Ora prendi per mano Gesù, vai verso quella persona, con Gesù. È un'immagine, non stiamo parlando con i morti, è un'immagine del passato. Un'immagine, è solo un'immagine. È un'immagine che si chiama biblicamente fortezza, che nella psicologia si chiama la scena madre, cioè il trauma principale del tuo passato. Cominciamo con la prima. Cominciamo con Gerico. Poi passeremo alle altre fortezze. Guarda quella persona, e anche tu prendi per mano Gesù. Se ti è venuto una scena del tuo passato, della tua infanzia, prendi per mano Gesù. Vai verso quella persona, con Gesù, e dì a voce alta, io ti perdono. Come Gesù mi ha perdonato, io ti perdono. Io ti perdono. E mi dispiace per il male che tu hai subito. E se ti ho fatto del male, ti chiedo perdono. Cosa fa quella persona? Riceve il perdono? Riesce a abbracciarla? Abbracciala con Gesù. Riesce a abbracciarla? Spirito Santo. Grazie Signore, grazie, grazie, grazie. Grazie. Spirito Santo. Lascia che lo Spirito scorra, lascia che lo Spirito.
C'è Gesù con te, Adriana? Ok, riesci a abbracciare quella persona? Sai perché? Perché non l'hai perdonata. Quando ti trovi in questa situazione di ministrare una persona e la persona non riesce a abbracciare, è perché nel subconscio non ha perdonato. Consciamente dice che ha perdonato, ma nel subconscio non ha perdonato. No. Sì, ma ora lui ti ha dato quello che ha vissuto nella infanzia. Da grande lo posso capire, ma da piccolo questo non lo posso capire. E mi ha creato un sacco di ferite che dei demoni sconfitti utilizzano per tormentarmi. Adesso se io voglio chiudere con il passato, devi perdonare. Perché? Perché devi? Beh, vai da Gesù. Ora, lo possiamo fare perché abbiamo ricevuto il perdono. Non posso dare quello che non ho ricevuto. Hai ricevuto l'amore di Gesù, Adriana? Conosci Gesù come Salvatore? Vuol dire che lui ha, se tu lo conosci, è perché lui ha perdonato tutti i tuoi peccati. Corretto? Se lui ti ha perdonato, chi sei tu per non farlo? Vuol dire che se io non perdono, io mi metto al di sopra di Dio. Io non perdono basato sui miei sforzi, perché io non posso perdonare basato sui miei sforzi. Io posso perdonare, posso dare quello che ho ricevuto. Lui non ti sta chiedendo di dare il perdono umano, lui ti sta chiedendo di dare il perdono divino che tu hai ricevuto. Ha senso? Ora, con Gesù a fianco, cosa ti dice Gesù? Lo puoi perdonare? E tu credi a quello che Gesù ti dice? Ok, fortifica a lui. Prendi per mano Gesù. Non è con i tuoi sforzi, è con i suoi. Io posso ogni cosa in colui che mi... Per quello, se sono stanco, di che cosa ho bisogno? Se io sono stanco, di che cosa ho bisogno? Della sua forza e del suo riposo. Vai da lui, fatti abbracciare da Gesù. Fatti abbracciare da Gesù. Adesso vai da quella persona. E abbraccialo. Lui contraccambia. Ricevi. Gesù cosa fa? Ricevi. Spirito Santo. E chi ti sta dicendo che qualcosa ha voluto? Io ti ho detto di pensare a tuo padre. Questo è il combattimento. Ecco il combattimento spirituale. Chi? Ok, sei stanca? Okay. Spirito Santo, io prendo autorità nel nome di Gesù, leggo ogni demone in questo momento e ti chiedo per Adriana. E abbiamo disponibile per l'amministrazione? Pastore? Ok. Puoi seguire? Puoi fare un'amministrazione? Nel frattempo spiego questo e ci sono anche loro che devono fare un'amministrazione. Abbiamo passato di nuovo. Vabbè. Sì. Sì. Non importa,
guarda, a me Dio mi è apparso in un sogno e non riuscivo a vedere il volto, ma c'era lì. Per quello non è vedere il volto quello che cambia la mia vita. Può essere che dico che lo perdono, ma in realtà non lo perdono al 100%. Abbraccialo. Se non lo... Ora vi spiego questo, questo è importante. Vi spiego la dinamica e chiudiamo questa seconda sessione. E poi cominciamo con la parte pratica, come abbiamo fatto con la sorella, la facciamo tutti insieme. E spiego. Sì, 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 e questa è la cosa bella. E qui lo Spirito Santo sta muovendosi. Allora, quando questi sono 30 anni di studi, non è un qualcosa che ho fatto ieri, sono anni, ho studiato psicologia, non sono un psicologo, sono un amante della parola di Dio. Ma come amo capire come mettere in pratica la parola di Dio e come avere risultati, Dio ha utilizzato quella piccola conoscenza nella psicologia, cioè il modo di comportarsi, per capire come lui lavora attraverso la sua creazione. Ora, in quanto a il tuo nome di nuovo? Salvatore. Salvo. Ora, Salvo si trova in una situazione dove non riesci a abbracciare la persona. Ti do la mano ma non l'abbraccio. Ok. Perché non l'abbraccio? Perché non l'ho perdonato? Io ho chiesto, Signore, come faccio a sapere se veramente, come faccio ad arrivare al subconscio della persona per vedere se questo perdono è vero o no? Perché finché non è vero, non puoi togliere i demoni che sono dietro quel trauma. E Dio mi ha dato questa idea. Ha detto, abbraccialo. Vedi, per esempio, Adriana dice, ma questo mi sembra tutto, ecco il combattimento, ecco chi non vuole che tu perdoni, e abbracciarla in quel momento, non c'è bisogno, è lo Spirito Santo che sta lavorando. Ci sono altri tipi di lavori dove c'è coinvolto l'abbraccio di una persona, sì sì, ma se vogliamo che sia Dio a chiudere quella ferita, non toccare la persona, io lo dico sempre, non toccare le persone, lascia che sia lo Spirito Santo, poi successivamente, non c'è, ma lascia che sia lo Spirito Santo a chiudere. Nel tuo caso, quando tu mi dici io non lo posso abbracciare, è perché veramente non hai perdonato. Quindi non è abbastanza dargli la mano, ma è proprio un affetto profondo. Esatto. Quando io ti dico, che cosa sto facendo quando ti dico prendi Gesù per mano? Qual è biblicamente la dinamica? Pietro, Gesù viene camminando sulle acque. Pietro dice, se sei tu, comanda a me di venire verso di te. Gesù cosa dice? Prega? Digiuna? Leggi la Bibbia? Vieni, semplicemente vieni. E Pietro cosa fa? Ma ha pregato? Ha digiunato? Ha cantato le lode? Ha dato l'offerta? Senza pregare. Ma perché? Questa è la domanda che ti deve porre. Fissando lo sguardo in Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta. E la Bibbia dice, mediante la sua potenza, prima Pietro, tutte le cose riguardo alla vita ci sono state donate per mezzo della conoscenza. E poi dice, in virtù della sua pietà. E, cioè vuol dire che tutta la potenza di Dio mi ha donato ogni cosa. Ma mi ha dato le promesse per le quali io sono partecipe della natura di Dio. Cosa vuol dire? La natura di Dio è nella parola di Dio, che è un seme. Prestate attenzione a questo che è importante. La natura di Dio è dentro la parola di Dio. Se a te ti prendessero la natura di un cane e ti facessero un'iniezione con la natura del cane, cosa faresti tu? Ti metti a abbaiare. Giusto? Perché la natura del cane comincia a diventare parte della tua natura. Ora, se la natura di Dio è parte della tua natura, che cosa fai tu? Cammina sulle acque. È una promessa. Lui ti ha detto, vieni. Pietro ha creduto? Sì, perché? È sceso. E finché fissava lo sguardo nella promessa, la natura di Dio era parte di Pietro e camminava sulle acque. Quando ha tolto lo sguardo della promessa, Cristo, la parola, e ha guardato il problema, cosa ha fatto? Ha cominciato a affondare, dice la Bibbia.
Cioè la natura ha fatto cortocircuito e lui comincia a fondare. Non ha fondato, addirittura ha avuto il tempo di dire: Signore, salvami! Hai mai cercato di camminare sulle acque? Io sì. Ci ho provato una volta, non ha funzionato. Ero appena convertito, a fianco una piscina. Se l'hai fatto con Pietro, lo fai con me. Io ho detto nel nome di Jebloop, e sono. Non è che ho cominciato a fondare. Non avevo tempo di dire: Gesù, salvami. Provalo. Prova a cercare di dire: Gesù, salvami. Fai un passo nella piscina, nell'acqua, e cerca di dire: Gesù, salvami. No, già non ce la fai. Lui ha cominciato a fondare perché la natura ha cominciato a fare cortocircuito. Ora, Gesù che cosa fa? Stende la mano, lo prende e lo riporta sulle acque, perché il suo pensiero dove è tornato? Su Gesù. Se lui avesse mantenuto il pensiero sulla tempesta, sarebbe fondato. Ha senso? Per quello, quando io ti dico: come è Gesù per te? Che cosa sto facendo? Ti sto facendo pensare alle cose dello Spirito. Romani capitolo 8, versetto 5 dice: quelli che volgono la mente alle cose dello Spirito sono gli spirituali. Punto. Non dice: quelli che volgono la mente allo Spirito sono gli spirituali, dopo aver digiunato e pregato e letto la Bibbia e lodato e dato l'offerta. Vuol dire che la spiritualità è determinata dal pensiero, non dalla preghiera. È ovvio che la preghiera mi aiuta a pensare. Ha senso? Ok, ora, quando io ti dico: prendi Gesù per mano, che cosa sto facendo? Ti sto facendo ancorare il pensiero in Cristo, e la natura di Dio comincia a trasmettersi. Per quello tu puoi perdonare. Ha senso? Se io ti dico: senza Dio, perdona quella persona. A volte funziona, eh? A volte ti danno una lista, come vedremo nell'ultima serie. L'ultima sessione, se ce la facciamo, ce la faremo, e vedremo tutta una lista di porte che possono essere aperte. Ma molti lavorano in questa area, cioè: adesso perdona. E chi ti ha detto che veramente hai perdonato? A volte funziona, perché lo fai con il cuore e funziona. Ma a volte le persone si ritrovano a fare ritiri spirituali perché è durato poco. Perché è durato poco? Come faccio a capire se veramente la persona ha perdonato? Punto di domanda. Come faccio veramente a aiutare se ci tengo alla persona? Perché per natura che cosa facciamo? Se io vedo il paralitico che entra, che cosa voglio fare? Alzati e cammina, no? Questo è quello che vorremmo fare tutti. Ma nessuno si ferma a dire: ma perché è nella sedia a rotelle? Che cosa lo ha portato in quella condizione? È vero o no? Noi vogliamo il subito. Ora, se veramente amo quella persona, io voglio capire perché è in quella sedia a rotelle. Come so che non tornerà lì? Come ci è arrivato lì? Perché è lì? Come non farà a ripetere la stessa situazione nella sua vita? Ora, sono domande che richiedono conoscenza. Comunque, al di là di questo, ritornando a Salvo, solo quando ancori il pensiero nelle cose di lassù, puoi veramente abbracciare. Comunque, facciamo una pausa adesso e poi riprendiamo da qui. E comunque tutta questa dinamica, con tutti i passi della Bibbia, li trovate nel libro. C'è tutto, dalla A alla Z.